Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo Scopriamo per scoprire insieme a voi Multiversus, la nuova ossessione di cui non si fa altro che parlare, tutti ci giocano, tutti ne parlano. Sono curiosissimo, ho fatto il tutorial e una partita tanto per capire e per darvi giusto così un'impronta rapida, è un po' la versione di Warner di Super Smash Bros. Nelle intenzioni, il concept è molto simile, le dinamiche anche. Adesso ci facciamo un paio di partite e poi vediamo. Quindi io manderei a fare un online normale. Scegliere persone. Sì, facciamoci questo. Facendo il tutorial si sblocca Wonder Woman. Io direi di. Gli altri, se volessi. Quanto costano? 3.000 monete. Io dopo aver fatto un paio di partite ho tipo 400 monete. La voglio ancora. E quindi Wonder Woman, sei tu la prescelta, mia cara. Vado. Allora, io per adesso vi posso dire, dopo aver fatto tutorial e un paio di sfide volanti, giusto per capire un po' con che avessimo a che fare, familiarizzare un minimo, no, non sono tipo sconvolto da quello che ho visto. Sono sincero. Nel senso che mi sembra un titolo che vuole richiamare tantissimo Smash Bros. Con un roster inedito, ma senza avere quella personalità. E in termini anche di gameplay, quella personalità non viene fuori, perché non ha l'immediatezza propria di Smash Bros. È un pochino meno gradevole, secondo me, nel complesso. Però, ripeto, ho fatto concretamente mezza partita, potremmo dire, prima di avviare la registrazione, giusto per rendermi conto, ma le dinamiche sono le stesse. Diciamo, indebolire l'avversario. I numeri che vedete indicano il livello di danni subiti. Una volta raggiunti danni elevati, si è più facilmente lanciabili al di fuori dei confini della mappa. Ecco, questo è un po'. Però, mannaggia. Diciamo che siamo. Io sto a giocare contro uno che apparentemente è come se si facesse male da solo, perché come fai a stare già a 132 se si ha, eh. Cioè, è molto ovviamente caotico. E richiede una certa padronanza anche di certe dinamiche e delle mosse di ciascun personaggio, che ovviamente vanno padroneggiate, però diciamo che però non mi ha impressionato, ecco, mettiamola così. Ok. Lo mandiamo fuori? Non lo mandiamo fuori. E muori. Ok, e due sono andati. Io sono vicino al limite di sicurezza. Già 91. Diciamo che dal 100 in poi, se becchi una crocca fatta bene, ti manda sulla luna. Aia, aia. Aia. Si stanno accanendo contro il mio compagno, che hanno capito essere un po' l'anello debole. E lascia un pace un po'. Lasciateli, Bron. Niente, mi hanno fatto volare pure a me. Vabbè. Carissimo. Vabbè, io sto a giocare veramente con uno che se dovrebbe andare a ripassare tutto. Devo fare un miracolo, devo fare.
Famo volare questo qui, che non mi ricordo neanche come si chiama, quello di Adventure Time. LeBron, non t'azzardà, fatti e butta fuori, eh. Dove? No, mi ha mangiato! Ale! Yes! Ce l'abbiamo fatta! Che incubo! Bene. Al primo round era? Ma io... va bene. Va bene. Andiamo. Posso cambiare personaggi? Personaggio? Sì. Quindi... rivincita presa. Dai un tosso all'altro giocatore, quindi mi servirebbe lui. Ma non c'è. Che posso prendere? Finn. E piamo Finn. Finn in pigiama. Andiamo con Finn. Lo confermano. L'equipaggiamento autonomico dei vantaggi. Ma io non c'ho niente. Sono povero, ho iniziato col free to play. Non ho... Non c'ho bonus, non c'ho niente. Vediamo che si riesce a fare. Comunque, gioco carino, ma non trovo niente di particolarmente sconvolgente o innovativo o originale, ecco, rispetto alla formula molto più rifinita, secondo me, di Smash Bros. Cioè, in Smash Bros. C'è il caos, ma incredibilmente è tutto più comprensibile e gestibile. Qui lo è un po' meno. Cioè, il caos è comprensibile, insomma, Smash Bros. Qui il caos è un po' meno... Ma tutti questi soldi, se vinco, rimangono a me? No, magari, sì. Il soggio vale 3.000. E quando mai ti danno 1.500 una partita in un free to play? Fallo vola, fallo vola! Yes! Talento naturale. Ti fa volare! No! Mannaggia! No! Sto per volare malissimo! E vola via! Te possino! Ale! Mazza, Finn picchia, No! No, resisto! Resisto! No, resisto! Resisto, non resisto! Si è svegliato LeBron comunque, eh? Attenzione! Incredibilmente! Diciamo che, ecco, se avete mai giocato a Smash Bros. In maniera continuativa, sarete abbastanza a casa vostra giocando a questo, perché veramente ricalca tantissimo le meccaniche e le dinamiche di base. Mannaggia.
Ale! Tutte e due l'abbiamo fatti volare, via! Eppure la rivincita. Devo dire che film tanta roba, eh. È quello che mi piace di più. Allora, ho livellato. Ho fatto. Quanti sbloccabili? Pelle criptoniana e bestia selvaggia. Ho riscosso dei bonus. Che cercherò di capire adesso. Pass battaglia. Ok, posso andare al menu? Così capiamo un attimino anche. Allora, fatemi tornare a casa. Allora, pass battaglia. Capiamo un attimino il gioco. Dunque, il pass battaglia è canonico. E c'è qui anche quello premium che costa. Che costa 300. Quanto costano i... Vabbè, cerchiamo di capire economicamente. Il pass battaglia costa tipo 3 euro e rotti. Quindi anche non è costosissimo, a dire la verità. Pensavo costasse di più. Ma dura dal 19.7 all'8.8? Ah, il pass prestagione! Quindi praticamente questi pochi giorni. Poi c'è la collezione dei personaggi. Tasmania. 1.500-1.700. Bugs Bunny 2.700. Arya Stark, dici che c'entra, non lo so. 3.700. Harley Quinn 2.700. Tom e Jerry 3.000. Diciamo che quelli un po' più richiesti costano un botto, quelli che non si fila nessuno. 3.000. Gigante di ferro 3.000. Poi in arrivo, il glossario non ci frega niente, impostazione non ci frega niente. Comunque, io ripeto, gioco per adesso carino, il fatto che sia free to play, dategli un occhio se volete vedere, un po' siete curiosi di provarlo, però tenete ben presente che non è nulla di mind breaking, non vi farà... Ah, che colpo di genio, che... Cioè, è Smash Bros. Senza Nintendo, con un gameplay un pochino più... un po' meno rifinito, però divertente, ecco. Vi posso dire, ecco, se vi piace Smash Bros vi divertirà probabilmente anche questo. Cioè, io dalle due partite che ho fatto off camera più il tutorial e le due che ho fatto on camera mi sono divertito, questo senza dubbio. Per cui dategli un occhio, fatemi sapere, curiosissimo di sapere voi cosa ne pensate, soprattutto perché poi magari non ho visto delle cose che in realtà voi vedete o viceversa, quindi magari facciamoci due chiacchiere su argomento e soprattutto fatemi sapere se volete vederne di più. Io chiaramente, come poi succede con tutto, cercherò di trovare il tempo per farci diverse partite per capire un po' con cosa ho a che fare e magari anche scorgere delle cose. Però ecco, lato estremamente positivo, mi sembra che economicamente sia molto più sostenibile del free to play canonico. Nel senso che di solito questi giochi tendono a marciare tanto sulla componente economica, qui sembrerebbe essere abbastanza contenuta, per quanto 700 gleamium, scusate, 700 gleamium implichino che praticamente tre personaggi so 20 euro. Insomma, sì. Diciamo che forse guarda, tipo Batman costa, abbiamo detto. Sì, 7, sono 20. Tre personaggi 20 euro. Sì, non è proprio economicissimo. Calcolando che ogni partita ti danno tipo 100, li puoi avere un personaggio ogni 30 partite di media. Oppure spendi i soldi. Quindi per avere il roster avremmo... Servono 7, 14, 21, 28. I conti della serva. Facciamo 35, 42, 49, 56, 63, 70,
77-84, 8400, quindi per il roster completo 8400 sono 70 euro. Avevo letto che Shaquille O'Neal si può sbloccare, quindi comunque siamo intorno ai 70 euro per il roster completo, se non si vuole giocare sbloccandoli. Cosa? I Toast non ho idea di che cosa facciano, se qualcuno mi può chiarire gliene sarei grato. Però ecco, ah, pure questi costano, pure gli effetti. Vabbè, ecco, forse la mia previsione sul economicamente poco dispendioso erano un po' troppo ottimistici come impressioni, ecco, iniziali. Diciamo che se si vuole giocarlo bene costa quanto un gioco comprato, ecco. Se lo si vuole apprezzare e godere nell'immediato con tutti i contenuti prevalenti, costa, è un gioco canonico proposto sotto forma di free to play, ma appunto. Comunque, ripeto, le mie vogliono essere così riflessioni sparse sulla base di quello che vediamo. Con i free to play sapete che io sono sempre un pochino più sul diffidente andante perché è una categoria di prodotti. È un modello di vendita che non è che mi faccia impazzire in senso assoluto, ma appunto parliamone. Curioso di sapere cosa pensate voi, fatemi sapere e noi ci vediamo alla prossima.